traffico impazzito a Bologna a causa dell'esondazione di un torrente, il torrente Ravone, esondato nella vecchia via Emilia, praticamente oggi si chiama via Saffi, è la vecchia via Emilia costruita dagli antichi romani, che è ancora la principale arteria di Bologna. Oggi l'hanno cambiata di nome, si chiama per l'esattezza quella che era la via Emilia Ponente, via Saffi, poi c'è via San Felice, via Ogobassi, via Rizzoli, strada Maggiore, via Mazzini, via Emilia Levante. Ma sempre quella è, non è che si siano fatti dei passi avanti, a parte l'asfaltatura naturalmente. Comunque sia, come vedete, il dissesto idrogeologico che vede l'Emilia Romagna, prima regione in Italia, e per fortuna, e sottolineo per fortuna, i due terzi sono pianura, perché se no quanti soldi pubblici dovremmo spendere per questo dissesto idrogeologico che arriva anche in città, anche alle mura medievali di Bologna, perché via Saffi confina con le mura medievali di Bologna. E vi faccio notare che è piovuto per soli 3 giorni, dopo mesi e mesi di siccità. Mi chiedo, ma a questi torrenti quale manutenzione si fa? Manutenzione zero? Eppure ci sono tanti dirigenti, tanti consorzi che, come dire, vengono pagati con soldi pubblici, e però questi sono i risultati. Dissesto idrogeologico con l'esondazione del fiume Ravone provoca nelle strade che non sono state allagate un ingorgo pazzesco.